Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come: il web si è scagliato contro una prova dell'Isola dei Famosi sbugiardando gli autori e la vincitrice del gioco. Ecco cosa hanno dimostrato i telespettatori. Gara truccata sbugiardati. Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda lunedì 6 giugno in Honduras sono sbarcate due nuove naufraghe, rinominate le piratesse, che sono Vera Gemma e Soleil Sorge. L'Isola dei Famosi, la prova truccata. Le due, non sono dei concorrenti in gara, ma sono degli ospiti che sono approdate sull'isola per creare scompiglio e per aiutare i propri naufraghi preferiti. Gli autori le hanno scelte per il loro carattere temerario e determinato. Vera Gemma, nella sua edizione, ha dimostrato di non mollare mai, nonostante i televoti l'hanno fatta fuori più di una volta. La donna è stata capace di resistere anche in situazioni non del tutto favorevoli, così come Soleil Sorge che durante la sua isola ha dimostrato una grande forza di volontà così come la sua bravura nelle prove fisiche. Isola dei Famosi, web scatenato contro la prova. Non a caso infatti, gli autori hanno deciso di mettere alla prova la sua imbattibilità durante il gioco dell'uomo vitruviano. Questa volta, Soleil ha sfidato Luca D'Africa e ha dimostrato anche lui più volte di essere un naufrago capace di resistere a molte sfide. Durante la prova, Soleil ha cercato di distrarre il suo avversario e alla fine, Luca ha ceduto facendo vincere la donna che ha confermato la sua imbattibilità nel gioco in questione. La rivolta del web. Sul web però, alcuni utenti hanno affermato di aver visto delle irregolarità durante la prova. Nonostante anche D'Africa si sia posizionato in un modo diverso, gli utenti hanno accusato la redazione del reality di aver favorito la vittoria di Soleil, in quanto l'uomo vitruviano è posizionato solo in maniera frontale e non di spalle come invece si è posizionata la donna. Soleil prova. Inoltre, sono in sorte critiche nei confronti di Soleil e il suo abbigliamento un po' troppo oltre, dato che ha messo in risalto il lato B con un bikini troppo sottile. Nonostante le critiche e i commenti del web, la prova è stata ritenuta valida in quanto, sebbene si chiami come il disegno di Leonardo da Vinci, le regole prevedono che il concorrente si posizioni come meglio vuole sui pilastri attorno al cerchio e che resista fin quando non cade in mare. Per questo motivo, Soleil può ancora considerarsi la naufraga imbattuta di tutte le edizioni dell'isola che hanno visto questo gioco come prova, nonostante il web non riesca ad accettare queste regole per loro inesatte. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao. Yeah.